Buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Life. Questa è la prima puntata dopo la pausa estiva. Questa sera il nostro ospite è Marco Maurizi, che ringrazio di aver accettato l'invito. Marco Maurizi, molti di voi lo conoscono perché è stato nostro ospite diverse volte in passato, è un filosofo, si occupa di questione animale, antistoicismo e il pensiero della scuola di Francoforte. Allora Marco, il titolo della puntata odierna è un titolo impegnativo: dalla società all'individuo, come si diventa ciò che si è. Il tema del rapporto tra società e individuo è ovviamente immenso e pervade un po' insomma gran parte della filosofia e delle scienze sociali, e ovviamente in questa nostra chiacchierata riusciremo a malapena insomma a cercare di scalfirlo, cercando insomma di farlo con il massimo di approfondimento possibile. Abbiamo scelto questo tema per varie ragioni, ma anche per una ragione molto concreta, perché il tema del rapporto fra società e individuo e il tema anche connesso diciamo, del potere dell'individuo di cambiare la società è stato uno dei temi al centro di una, potremmo dire, una vivace polemica, insomma, un dibattito piuttosto acceso che si è visto, insomma, si è sviluppato negli ultimi mesi in seno al movimento antispecista italiano. E quindi ci sembrava interessante affrontare proprio questo tema per sviscerare alcuni dei concetti che poi hanno anche più o meno direttamente a che fare con l'antispecismo e con i diversi modi di intendere l'attivismo per la liberazione animale. Ecco, allora Marco, io inizio subito con una domanda abbastanza impegnativa, nel senso che pensando al rapporto tra società e individuo viene naturale pensare subito all'idea di libertà, diciamo, no? Di libertà individuale in qualche modo, non so, si parla sempre del confronto fra le società cosiddette libere, cioè quelle dove vige un ordinamento più o meno democratico, e le società soggette a un potere autoritario che limita la libertà individuale in maniera abbastanza evidente e diretta. Ecco, allora vorrei chiederti appunto, secondo te, in che misura l'individuo, così, delle moderne società più o meno libere ed occidentali si può definire libero? Secondo te la libertà è un dato di fatto o una conquista piuttosto? E tra l'altro vorrei anche chiederti, diciamo, in che modo, in che misura l'individuo di oggi può sentirsi libero non solo e non tanto dai condizionamenti di un potere in qualche modo visibile e costituito, ma anche dai condizionamenti molto più sottili e spesso inconsapevoli e inconsci dei condizionamenti sociali. Ecco, partiamo subito così con una cosa facile. Quante settimane di tempo per affrontare questa questione? Qualche minuto. Anzi, queste questioni, perché sono diverse, intrecciate. Allora, io partirei dalla parola stessa, libertà, anzitutto, perché quando si affrontano delle questioni teoriche, pratiche, è sempre bene partire. Si affrontano delle questioni teoriche. Allora, sicuramente esistono tante nozioni di libertà. La libertà è un concetto a noi molto caro, perché in età moderna è diventato il cardine un po' dell'idea stessa di modernità. La modernità si concepisce come una sorta di liberazione da un passato oppressivo. Un passato oppressivo di tipo politico, di tipo scientifico, di tipo religioso, no? La modernità è un progetto emancipativo in se stesso. E quindi è inevitabile che abbia questo, come dire, si porti dietro questa eredità pesante, perché noi abbiamo, come dire, sperimentato che questa libertà di cui la modernità si fa portatrice è una libertà per certi versi apparente. Quindi vado nella direzione della prima osservazione che mi facevi, cioè se la libertà è un dato di fatto o una conquista. Allora, è una conquista nella misura in cui noi viviamo in una società che della libertà si riempie la bocca, ma che appunto poi costantemente mette in opera dei meccanismi per cui questa libertà misurata sulle sue stesse parole d'ordine, che sono quelle appunto della rivoluzione francese, per dirne una, no? Che ha in qualche modo rotto con una visione gerarchica, autoritaria, oppressiva precedente, per inaugurare un corso in cui appunto in teoria siamo tutti liberi e uguali. Ecco, il problema è che essere liberi e uguali
da un punto di vista chiaramente dell'uguaglianza di condizioni di partenza, eccetera, eccetera, per la realizzazione di sé, è un dato di fatto che questo non c'è. Cioè, nei paesi tantissimi che ancora si trovano, come dire, in una condizione che noi definiremmo, non so, medievale dal punto di vista del rapporto tra cittadino e potere politico, ma neanche nell'Occidente modernizzato, che anzi dal punto di vista poi dei diritti addirittura sperimenta dei passi indietro rispetto a quelle che sembravano delle conquiste oramai come dire, realizzate. Quindi il problema è anzitutto questo: la libertà, così come viene declinata dalla stessa modernità, che si vuole come affrancamento, si intende come affrancamento, come liberazione, non è un dato di fatto e non è compiuta, nemmeno nell'Occidente, che appunto più di altri sembra aver preso sul serio queste parole d'ordine con cui si inaugura la rottura della modernità rispetto all'ordine precedente. Però c'è da dire, quindi aggiungerei un altro aspetto più complicato, che rende ancora più complicato il quadro, che anche questa libertà che la modernità stessa porta con sé come suo ingrediente fondamentale ha un inganno dentro, anzi direi due. Il primo è che in qualche modo essa modernità rappresenta tutto ciò che c'è prima di sé e tutto ciò che è altro da sé, quindi le società premoderne e le società non occidentali, come società non libere. E quindi il suo concetto di libertà è in qualche modo una specie di meccanismo ideologico che appiattisce tutta la diversa esperienza dell'umanità storica che ha preceduto la modernità e anche appunto extraeuropea, e la appiattisce su un modello di libertà unico rispetto al quale tutti gli altri rappresentano semplicemente una negazione. Pensiamo appunto, perché è chiaro, è facile dire, bene, al Medioevo non c'era libertà, è facile dire poi fino a un certo punto, perché anche questo è tutto da dimostrare, bisogna vedere che si intende per libertà, certo misurato con i termini della Rivoluzione Francese, è ovvio che no, però sappiamo che se vogliamo andare a scavare un po' più, come dire, essere leggermente meno approssimativi, meno ideologici e propagandistici, è chiaro che non è così. Ma pensiamo al greco. Allora è chiaro che il cittadino greco libero sperimenta una libertà che non è la libertà dei moderni. Oppure pensiamo alle popolazioni cosiddette primitive, che appunto vivono una forte appartenenza al proprio gruppo, un gruppo che però non si declina in forme gerarchiche, così come politiche, così come le conosciamo noi, e che quindi vive un modello diverso di libertà, evidentemente. Ecco, tutto questo viene appiattito perché la libertà che possa emergere è essenzialmente la libertà di tipo, come dire, da un lato civile e dall'altro di tipo economico, che sono le due forme fondamentali di libertà moderne con cui noi ci troviamo a confrontarci. E però qui c'è anche l'altro aspetto che dicevo prima, per cui questa stessa libertà moderna è uno specchietto per le allodole, perché se la libertà intesa come diritto di cittadinanza è inteso come possibilità di arricchirsi, diciamo così, di acquisire una posizione di sicurezza e anche di predominio in termini economici, deve essere indagata criticamente, è chiaro che, e qui la filosofia antispecista ha fatto parecchi passi in avanti, è chiaro che un'idea di cittadinanza diventa un'idea automaticamente escludente l'altro da sé. Quindi è chiaro che questa idea per cui io sono libero nella misura in cui raggiungo uno status che però mi viene riconosciuto solo perché viene negato ad altri, e appunto non è un caso che il documento fondamentale dei diritti civili contemporanei sia appunto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, in cui appunto sia uomini e cittadini, nel senso che si riesce ad escludere da ciò
i non umani, in quanto non passabili dell'idea di cittadini, di entrare in un cerchio della cittadinanza, e appunto il fatto che il valore fondamentale diventa quello di una ricchezza che automaticamente si costruisce sulle spalle di una natura che può essere sfruttata perché considerata come semplicemente materia greggia a disposizione dell'umano. Ecco che questa idea stessa di cittadinanza e di libertà, quindi, che si accompagna alla cittadinanza, diventa problematica. E c'è un ultimo tassello, su cui poi chiudo, perché le cose che abbiamo detto e solo accennato sono enormi, ma per dire appunto che questa parola libertà funziona bene come slogan nei manifesti elettorali, ma ti scoppia fra le mani nel momento stesso in cui tu vuoi analizzarla. C'è l'ultimo aspetto che accomuna in questo senso invece tutta tutte le culture umane e quindi attraversa tutto l'arco della civiltà, è che la libertà viene definita come dominio di sé. È possibile essere liberi nella misura in cui si è capaci di controllare, il greco diceva, le passioni, il moderno dice, con le parole di Galileo, l'animale umano, cioè ciò che è animale nell'uomo deve essere in qualche modo represso perché possa emergere un comportamento, come dire, coerente, libero, volontario, consapevole, cosciente, quindi tutto ciò che è al di sotto della soglia della coscienza, della libertà e della volontà, quindi il corpo animale dell'uomo, deve essere sacrificato perché possa realizzarsi la libertà. Quindi c'è un, come dire, l'oppressione della natura, l'oppressione del non umano funziona già dentro la stessa idea di libertà, così come si declina in tutto l'arco della civiltà. E questo è problematico. È problematico perché si instaura un paradosso che Adorno definisce molto bene nella dialettica negativa, per cui tanto più c'è il sé, tanto più c'è la coscienza e tanto più c'è la libertà, io reprimo tutto ciò che nell'uomo è altro rispetto al sé, rispetto alla coscienza e alla libertà, che è appunto ciò che è istintuale, inconscio, sensibile, e quindi tutto ciò che è spontaneo. Allora, l'idea di libertà, che ha dentro di sé un concetto di spontaneità, ha dentro un paradosso, perché si è liberi nella misura in cui si reprime la spontaneità, cioè si ha il controllo, il dominio di sé, ma il dominio porta proprio alla negazione della spontaneità, porta proprio all'irrigidimento, alla meccanizzazione del soggetto. Quindi, come dire che la libertà non è un fatto ma è una conquista, significa mettere insieme tutte queste cose, cioè dire che la libertà non è appunto qualcosa di un monolite, ma è una realtà complessa, è un fenomeno complesso, articolato e contraddittorio, e non se ne viene fuori, non lo si articola se non si scardina almeno questo aspetto, che è l'aspetto più radicale, che è il più difficile, perché cercare di uscire fuori da questa contraddizione non lo si esce fuori semplicemente a parole, è la condizione stessa dell'uomo dentro la civiltà, quello di ergersi a umano attraverso il dominio, ma nel far questo negare quella parte animale, non umana, che in qualche modo è invece ciò che solo essendo preservata potrebbe in qualche modo realizzare l'idea di una spontaneità che sta dentro il concetto stesso di libertà. Quindi, come dire, è un problema non da poco. Non so che non ti ho risposto, però così ti dico le vie su cui io troverei e cercherei una risposta sono queste. Senti, ti faccio un'altra domandina facile. Sempre appunto pensando al rapporto società-individuo e pensando anche alle accese polemiche di cui accennavo prima, un'altra questione molto interessante da sviscerare è quella del rapporto società-individuo in relazione al cambiamento della società, in relazione all'evoluzione della società. Ecco, allora ti chiedo, che cosa possiamo imparare per esempio dalla storia, dai processi storici di trasformazione sociale riguardo a quelli che sono gli attori della trasformazione sociale? Cioè, esemplifico, la trasformazione sociale può essere realizzata dalle masse? E se sì, quali tipi di masse? O al contrario, è più probabile che un cambiamento sociale avvenga, per esempio, tramite gruppi più o meno organizzati e più o meno elitari?
Ti faccio questa domanda anche pensando alle polemiche in corso, nelle quali è emersa una dicotomia che non so quanto sia reale, e infatti te lo voglio chiedere, tra i cambiamenti che avvengono dal basso e quelli invece che in qualche modo verrebbero calati dall'alto. Ecco, quindi qual è la tua idea in merito? Innanzitutto, esiste davvero questa dicotomia? No, su questo io ho già scritto qualcosa, sono assolutamente contrario a questa divisione tra il cambiamento dal basso e dall'alto, perché secondo me non significa niente. Cioè, anche questi sono slogan, se vogliamo parlare per slogan, parliamone, però poi dobbiamo confrontarci con una realtà che è molto più articolata e complessa e compressa. Compressa e complessa. Anzi, io ho avuto modo di scrivere che quello che viene immaginato, soprattutto nell'ambito animalista, come il cambiamento dal basso, è esattamente il contrario di un cambiamento dal basso. Cioè, quando si dice che attraverso il convincimento etico si allarga l'orizzonte dell'animalismo e quindi alla fine si finisce per colonizzare l'intera società, questo non è un cambiamento dal basso, questo è appunto una conquista che viene fatta attraverso un'idea che, attraverso la sua che si viene immaginata come inarrestabile e che non possa avere dentro di sé nessuna differenziazione e nessuna articolazione, come è ovvio in qualsiasi idea morale, perché ciò che è etico è bianco e nero. Ciò che viene inteso in senso puramente morale o è morale o non lo è, non è possibile nessuna sfumatura, non è possibile nessuna articolazione, ma l'umano, le società invece, direi per fortuna, sono fatte di articolazioni, sono fatte di sfumature, di differenziazioni. Quindi per dire quello che dicevi tu, la domanda da cui sei partita mi sembra che a questa domanda, cioè come si realizza il cambiamento sociale, anzitutto non c'è una sola risposta, perché la storia non ci insegna che c'è un modello di trasformazione sociale, anzi ci insegna che le trasformazioni sociali non avvengono attraverso dei movimenti lineari. Io dico sempre che le azioni dell'uomo sono, e anche lì non sempre, lineari, cioè c'è l'intenzione e poi c'è l'azione, che poi si può realizzare o meno a seconda degli ostacoli, ma i processi sociali sono appunto un conglomerato di forze, un conglomerato di attori diversi, in cui la risultante non è dentro la testa di uno degli attori, la risultante è appunto qualcosa che è in questo senso extra individuale, ma anche qualcosa che non si realizza, che si realizza anche a prescindere dalla volontà dei gruppi anche, perché attenzione, anche i gruppi organizzati, quindi già un gradino al di sopra dell'individuo in termini di complessità sociale, nella misura in cui agiscono, non sempre, anzi quasi mai, vedono realizzare le proprie istanze in maniera diretta, ma se lo vedono realizzare, ciò accade appunto con un percorso tortuoso che può prevedere degli avanzamenti, degli arretramenti o addirittura quelle che Hegel chiamava le astuzie della ragione, in maniera imprevedibile, cioè paradossalmente può accadere che qualcosa che non sembra andare nell'interesse, nel tuo interesse, poi invece si realizzi le condizioni di possibilità per cui tu possa agire in maniera a te proficua. Allora, noi dobbiamo metterci in testa che abbiamo di fronte la società, quindi una realtà non omogenea e non semplice, e tutto ciò che avviene a livello sociale avviene a livello appunto di una intersezione tra forze. Quindi chi è che può produrre il cambiamento? Ma in realtà nessuno lo sa e nessuno lo può prevedere, meno male, perché questo è una fonte anche di apertura e di speranza per il domani. Quello che noi possiamo fare sicuramente è cercare di innescare i meccanismi e gli effetti che noi pensiamo essere maggiormente favorevoli alla nostra azione, e questo sicuramente va nel senso di un allargamento, come io spesso sostengo, del raggio di azione che ad esempio un movimento antispecista dovrebbe avere, cioè creare le condizioni perché la sua azione di convincimento e di trasformazione sociale, economica, culturale, politica abbia più efficacia. Questo è pane quotidiano per tutti i movimenti politici, tranne che appunto nell'antispecismo.
è pane quotidiano in tutti i movimenti politici che hanno superato la fase appunto del moralismo e della testimonianza, no? Perché anche altri gruppi e altri movimenti hanno avuto la tentazione di chiudersi, no? Di fare del separatismo, di fare della stranezza, di rendersi in qualche modo come dei corpi estranei dentro la società. Ma sappiamo che questo, se può avere un effetto immediato anche importante, se vuoi testimoniare di rendere evidente che c'è un problema, e non è la soluzione al problema, poi, no? La soluzione al problema è l'azione organizzata. Sì, non mi ricordo se ho dimenticato una cosa delle tante cose che mi avevi chiesto. No, non mi sembra che hai centrato il punto. Poi tra l'altro sulla questione della testimonianza eccetera, torniamo con una domanda successiva. Senti, vengo a un'altra questione abbastanza centrale, abbastanza cruciale nel dibattito, che è emersa più volte e che è strettamente connessa all'idea poi di libertà dell'individuo, e se vogliamo anche a un'idea di libero arbitrio. La questione è quella della responsabilità e dell'idea connessa di responsabilizzazione. Ora, da più parti si è sostenuto che in qualche modo sminuire il valore dell'azione individuale ai fini di promuovere un cambiamento della società, o in qualche modo sostenere che il potere dell'individuo, del singolo, di cambiare la società sia limitato, può portare poi a fenomeni appunto di deresponsabilizzazione, per i quali il singolo si sente impotente rispetto a fenomeni che ovviamente sono al di sopra della sua portata, che non può in alcun modo cambiare, e può quindi, a seguito di questo senso di impotenza, appunto deresponsabilizzarsi in merito al cambiamento e, per esempio, continuare a perpetrare delle pratiche, insomma ad assumere delle condotte. Faccio l'esempio più banale possibile, che è quello per esempio del continuare a mangiare carne, condotte che nella visione di chi ritiene che il tema della responsabilizzazione sia importante, condotte che poi continuano a perpetuare il sistema che si dice di voler combattere. Ecco, qual è la tua idea in merito? A me sembra abbastanza chiaro che da un lato scaricare sulle spalle del singolo il peso e la responsabilità di un sistema globale che non va sia palesemente assurdo, dall'altro lato mi sembra però altrettanto evidente che in qualche modo sia possibile identificare e individuare diversi livelli di responsabilità. Cioè, in qualche modo, se è vero che siamo tutti imbrigliati in questo sistema, è anche vero che si possono, non tutti hanno le stesse responsabilità, e a qualche livello sia possibile appunto trovare anche singoli o gruppi che hanno comunque più potere di altri di cambiare le cose. Ecco, come la vedi tu? Come la vedi la questione della responsabilità e della deresponsabilizzazione? Scusa, responsabilità e responsabilizzazione, o il loro contrario? Sì, dunque, sì, capisco anche io questo tipo di obiezione, cioè ne comprendo la natura, anche se mi sembra che sia totalmente fuori fuoco, nel senso che noi stiamo appunto parlando anzitutto della necessità di comprendere la natura di un problema e cercarne appunto una soluzione. E abbiamo detto appunto, cosa che credo nessuno possa contestare, ma fino adesso non è stata contestata nei termini appunto con cui dovrebbe essere contestata, cioè che il problema è di tipo sociale e che la soluzione che bisogna trovare è di tipo sociale / politico. Dico che nessuno ha ancora contestato questo assunto, perché io mi sono preso la briga e l'onere di far vedere quali sono le teorie sociali che stanno sotto, dietro le varie visioni dell'antispecismo. Quindi ho evidenziato che dietro la visione più comune dell'antispecismo, meglio ancora dell'animalismo, c'è questa visione atomistica della società come insieme di punti, di individui, che è appunto una visione totalmente sballata, che non reggerebbe neanche un'interrogazione in un liceo socio-psicopedagogico. Quindi insomma
se vogliamo continuare ad avere l'immagine della società, so che poteva avere, ma neanche Platone, perché Platone ce l'aveva molto più articolata, insomma, va bene. Però se vogliamo parlare di cose serie, allora riconosciamo che la società è un organismo complesso, che quindi ha le sue durezze e le sue, come dire, e le sue storture che non si cambiano semplicemente con la dedica al vicino di casa. Ecco, ha studiato questo, allora il punto della responsabilità si articola nel modo in cui dici tu. È chiaro che poi la società è anche fatta di individui, ma nel momento stesso in cui tu dici e riconosci l'evidenza che è anche e non solo fatta da individui, è chiaro che quella pretesa di scaricare sull'individuo il peso di tutta la struttura sociale è totalmente folle. Poi ovviamente il punto è, mettiamoci allora certo anche la responsabilità del vicino di casa o anche la nostra, perché poi chiaramente noi ci tiriamo fuori sempre, no? Puntiamo il dito rispetto all'altro senza, come dire, voler riconoscere che allora se dobbiamo parlare, come dire, di ciò che tiene in piedi il sistema di sfruttamento, certo il mio ruolo dentro una società occidentale che tiene in piedi con la sua attività quotidiana quella piccola porzione della società occidentale è infinitamente maggiore, non so, del keniota che si mangia il pezzo di carne. Se vogliamo mettere sul piatto della bilancia veramente il peso della responsabilità individuale, direi che forse sono altri i calcoli che bisognerebbe fare. Però appunto noi abbiamo detto che non è questo che ci interessa e quindi non andiamo neanche a fare la gara a chi è più responsabile, anche perché poi sappiamo che l'opzione che viene fuori è sempre di quello che pensa di poter vivere sul cucuzzo della montagna da solo, duro e puro, e in qualche modo pensa così di aver risolto il problema, mentre il problema non l'hai risolto neanche per niente. Tu avrai la tua coscienza bella, linda e pulita, ma appunto non cambi niente della realtà che ci circonda. Le responsabilità, allora, si può dire, sono tante, sono stratificate e soprattutto sono differenziate. E allora, a maggior ragione, se questo è vero, è chiaro che la responsabilità dell'amministratore delegato della multinazionale è ben altra rispetto a quella del vicino, se non fosse altro perché la famosa famigerata porchetta che si mangia il vicino è niente rispetto ai miliardi e miliardi e miliardi che l'amministratore delegato della multinazionale fa muovere, e quei miliardi e miliardi e miliardi sono miliardi di animali morti. Quindi voglio dire, poi certo qui si apre un'altra questione che è relativa invece alle pratiche di lotta, perché certo è molto facile andare dal vicino di casa e urlargli dietro che è un assassino, perché l'amministratore delegato della multinazionale neanche lo vedi neanche col binocolo, e quindi diciamoci la verità, questa sull'etica, questa fissazione sulla responsabilizzazione dell'altro è perché uno ha di fronte a sé qualcosa che vede, che tocca e pensa che così agisce concretamente, no? Perché poi l'idea che bisogna agire concretamente, che bisogna agire qui e ora, non è altro che una grande metafora per dire non sappiamo fare altro, non possiamo fare altro, quindi accontentiamoci di quello che possiamo fare in questo momento. In questo momento allora posso soltanto urlare al vicino di casa che è un assassino, così mi sento la coscienza libera, così mi sento di aver salvato, non so in che modo, qualche animale e via. Poi però, insomma, forse la coscienza ti dovrebbe dire che stai mettendo da parte invece tante altre cose molto più importanti, molto più urgenti, molto più significative, che non ti daranno soddisfazione qui e ora, però tu sai essere l'unica vera strada per cambiare la realtà sociale, no? Questo è il punto. Insomma, sono meccanismi comprensibili, però ecco, se, come dice Serena Contardi, vogliamo essere avvocati degli animali, dovremmo essere buoni avvocati, non semplicemente avvocati come dire, che ci fanno sentire bene. L'avvocato non ti fa sentire bene, l'avvocato ti fa vincere la causa. Ecco, e direi che gli animali hanno dei pessimi avvocati, sempre per citare Serena Contardi. Senti, in relazione a questo tema,
C'è anche quello che cui tu accennavi prima, diciamo della, dei limiti dell'azione individuale, della testimonianza, e se vogliamo anche del fenomeno dell'identitarismo, di cui appunto si è parlato, fenomeno che affligge gran parte del movimento animalista, ma non solo. Cioè, sappiamo che l'identitarismo è un po' il rischio di tutti i gruppi fortemente minoritari, specialmente di quelli che si, diciamo, che si pongono in netta contrapposizione rispetto alla società, che appunto dicono di voler cambiare. Alcuni gruppi si pongono in maniera apertamente conflittuale con questa stessa società, ma spesso poi si osserva che all'interno di questi gruppi minoritari si riproducono molti riti, molti vizi, insomma molti difetti della società stessa che questi gruppi vogliono combattere. Ecco, e qual è il rischio secondo te principale connesso all'identitarismo, oltre ovviamente al rischio di scivolare e rimanere nel moralismo? Io vedo anche a volte, magari esagero, una sorta di autocompiacimento nell'autoemarginarsi dalla società, e quindi vedo il rischio conseguente di isolarsi dalla società che si dice di voler combattere, risultando quindi del tutto inefficaci. Dico questo anche perché a volte mi pare di scorgere che qualsiasi tentativo di proporre un dialogo, un dibattito, una mediazione con elementi della società specista venga visto un po' come una sorta di azione compromissoria, e quindi un cedimento sul fronte etico, o addirittura insomma una patti con il nemico, ecco, e venga condannato più o meno aspramente. Ecco, secondo te qual è appunto diciamo il rischio dell'identitarismo? Sì, è chiaramente quello che tu stessa adesso hai ben sintetizzato. Chiariamo subito, l'hai detto anche tu, qui non si stanno facendo, come dire, le pulci, usiamo l'espressione specista, al movimento antispecista perché ci sta antipatico, anzi vorremmo che fosse come dire più forte, più ricco e più credibile possibile, anzi semmai il contrario, perché ci teniamo che allora ci arrabbiamo di più con quelli che ci sentiamo vicini o che vorremmo sentirci più vicini. Ma il problema dell'identitarismo è un problema di tutti i gruppi nativi, come dire, della politica alternativa, della politica antisistema. Come dire, è ciò cui lo stesso sistema politico attuale ti costringe nella misura in cui ti riduce all'impotenza. È la stigma dell'impotenza, l'identitarismo. Allora, nella misura in cui non si riesce a cambiare la realtà, ci si chiude dentro una realtà immaginaria, dentro una realtà comoda, una realtà in cui di qua ci sono i buoni e di là ci sono i cattivi. Questo l'abbiamo visto nella storia, si è ripetuto tante volte. Prima citavamo appunto le tendenze separatiste, le fughe in avanti, no? Che sono state una costante nella politica radicale degli anni 60 e anni 70, eccetera. Allora, tutto questo non ci deve far paura, appunto, e non ci deve assolutamente scoraggiare, anzi, il fatto che si riesca a identificare il problema è la cosa dalla quale non lo si affronta e non lo si risolve. Allora, quello che dicevi tu, penso che è su questo che bisognerebbe lavorare. Quello che io dico spesso è che, certo, proprio in coloro che in qualche modo a parole dicono di porre al centro del proprio pensiero, della propria azione, l'altro, la ricaduta dell'identitarismo fa abbastanza sorridere, cioè è veramente una gaffe clamorosa, no? Cioè il ritrasformare questa apertura verso l'altro in un noi, in un io, no? Che si contrappone all'altro umano, che viene appunto squalificato a priori come il nemico, e abbiamo anche recentemente pubblicato sul blog Asinus Novus un intervento su questo, un articolo di Friedrich Ziege, umano vegano, ma no, cioè laddove si dice nei confronti dello specista, ecco che si rovescia il meccanismo e lo si identifica appunto con il male, come il male assoluto, no? Che è esattamente quel meccanismo di riduzione dell'altro al negativo che, su cui si erge la logica del dominio antropocentrico. Quindi insomma
su queste cose bisognerebbe quantomeno discutere in maniera serena, senza che tutto questo venga visto come un attacco. Non è un attacco, è un'analisi. Se l'analisi è sbagliata, si discute dell'analisi, non certo dei possibili effetti distruttivi dell'analisi. Allora, l'identitarismo, quindi, soprattutto per il movimento antispecista, è una falla teorica e pratica, quindi assolutamente deleteria. Non solo teorica, per quello che ho appena detto, perché appunto si ricostituisce un'identità, una chiusura, l'aspirazione a un'apertura all'altro, ma, come accennavi tu, pratica, perché soprattutto è una falla della prassi, perché a questo punto la riduzione dell'identitarismo al moralismo, il fatto che tutto ciò che non è come te, chi non è come te sbaglia e quindi con lui non si può trattare, non si può dialogare perché è il nemico, e se noi prendiamo sul serio le cose che diciamo, allora vuol dire non solo che chi mangia carne, ma per esempio anche chi è vegetariano è il nemico. Infatti una delle attività più comuni tra dei vegani è la critica ai vegetariani, perché chiaramente è più importante criticare i vegetariani che gli onnivori. No, perché questa è l'idea, no? Che si fa animalismo radicale quando si diventa più puri e quando si predica la purezza, no? Perché questo è il messaggio che è passato in questi anni. Ecco, dicevo, quando l'azione diventa un'azione morale, non c'è articolazione possibile. L'azione morale o è morale o non lo è, quindi non è possibile come dire, interagire, perché dobbiamo dirla tutta: se hanno ragione quelli che sostengono che l'antispecismo consiste semplicemente nel denunciare un pregiudizio morale, e che quindi una volta che tu hai capito il pregiudizio morale sei salvo nella misura in cui diventi vegano e allora tutti gli altri sbagliano, se è solo questo, allora è del tutto ovvio che per coerenza tutti gli altri sono nazisti, che è quello che qualcuno dice, ma generalmente per battute, poi non trae le conseguenze di questo, no? È chiaro che se c'è di qua, come dire, coloro che sono coerenti e quindi non colpevoli, questo linguaggio religioso meraviglioso che ci portiamo dietro, la colpevolezza, e di là invece i colpevoli dello sterminio, allora con i colpevoli dello sterminio non si tratta, e quindi abbandona la tua famiglia, lascia la tua ragazza, non so, picchia il vicino di casa, prendi le armi, vai in giro a sparare, no? Perché queste sarebbero le vere conseguenze se uno volesse essere coerente con questa coerenza che diventa follia, perché c'è una coerenza che diventa follia. Don Giussani diceva che la coerenza assoluta, da un punto di vista della razionalità, ti porterebbe a non agire più, perché se tu volessi essere sicuro che quando ti portano la minestra non è avvelenata, dovresti fare analisi chimica della minestra. Questo è un comportamento razionale, coerente, fino in fondo, ma chiaramente, per fortuna, non lo porti fino in fondo il tuo comportamento razionale, coerente, perché esiste appunto, come dire, una logica che è la logica della matematica, che è la logica in qualche modo astratta, formale, del ragionamento puro, e poi invece esiste come dire, un'altra logica, che è la logica della prassi, che è la razionalità del ragionevole. Ecco, ciò che è razionale e ciò che è ragionevole non coincidono. Ora, nella prassi esiste una ragionevolezza, e la ragionevolezza ti porta a dire che quando tu vuoi modificare la società devi farlo come dire, insieme ad altri soggetti con cui puoi fare dei tratti di strada insieme, perché hai degli obiettivi comuni. Avere degli obiettivi comuni non significa che tu ti identifichi con questi altri soggetti o ne sposi la causa, semplicemente fai fronte comune laddove ritieni che è necessario. Lo stalinismo negli anni primi 20 e primi anni 30 imponeva a tutti i partiti comunisti di non fare patti con i partiti borghesi, e questo ha portato appunto all'ascesa al potere di Hitler.
ha portato alla diffusione del fascismo in tutta l'Europa. Ecco, quindi l'idea di una coerenza, di un'esclusione dell'altro, anche su obiettivi strategici o tattici minimi, porta appunto all'immobilità totale, quindi porta a lasciare le cose così come sono. Ma poiché abbiamo visto che l'identitarismo non è interessato a cambiare la realtà, ma è interessato soltanto a vivere, come dire, nel proprio mondo immaginario, in cui la propria coerenza in qualche modo soddisfa un'esigenza puramente soggettiva, e quindi, come dire, il fine dell'azione è la soddisfazione e non la trasformazione della realtà esterna, a questo punto è soltanto coerente con questa visione identitaria moralistica. Ecco, laddove l'antispecismo invece riuscisse a uscire fuori da questo, potrebbe cominciare a pensare a forme di azione diverse. Senti, siamo quasi arrivati alla fine, quindi abbiamo solamente qualche minuto rimasto, e ti faccio una domanda, l'ultima domanda, che esula un po', ma anche se non troppo, dal tema della puntata. Che spazio ha nella tua visione dell'antispecismo l'etica? Bene, allora qui è proprio all'ultimo di fare questa domanda. qui è grossa la questione, perché appunto anche qui bisogna vedere che cos'è l'etica. Allora, l'etica non è non è la ricetta dei comportamenti che bisogna tenere. Evidentemente c'è qualcuno che pensa che l'etica sia una specie di ricettario, sia il decalogo mosaico. L'etica non è un decalogo. L'etica è un'esigenza insopprimibile nell'uomo, come dire, di giustizia, di equità da un punto di vista razionale, e di in qualche modo di compassione, di solidarietà dal punto di vista emotivo. Quindi l'etica è nella radice dell'uomo, del comportamento umano, in tutte le epoche, in tutte le società c'è in qualche modo l'aspirazione alla giustizia, all'equità, e c'è come dire, un insopprimibile sentimento di solidarietà con l'altro, non con il simile, con l'altro. Poi chiaramente il modo in cui l'altro si declina cambia a seconda delle società, dei tempi, dei luoghi, eccetera. Quindi l'etica è in questo senso, che è l'unico senso credo possibile in cui si possa parlare di etica in generale, è radicata nell'uomo ed è alla base di tutti i cambiamenti sociali che in qualche modo appunto trovavano dentro questa radice il proprio motore, no? Tuttavia l'etica, nella misura in cui vuole anche essere come dire, un discorso volto al convincimento, all'argomentazione, diventa, come dire, qualcosa di più complicato, perché appunto mi riallaccio alla prima domanda che tu mi hai fatto. L'etica presuppone la libertà e presuppone anche l'individuo. Ora, il titolo che abbiamo dato insieme a questa conversazione, dalla società all'individuo, come si diventa ciò che si è, sta qui. Cioè, l'individuo non è un dato di fatto, l'individuo, nella misura in cui è un dato di fatto, è semplicemente una maschera sociale. Noi viviamo in una società che è nominalmente fatta di individui, ma noi sappiamo che questa invece è anche la società della massificazione, dell'uniformizzazione dei comportamenti, no? Quindi di che individuo parliamo? Allora è chiaro che noi, quando parliamo dell'individuo come quello che dovrebbe essere il centro del nostro interesse, perché vogliamo appunto salvaguardare l'individuo, tra l'altro non solo l'individuo umano, con tutti i problemi che questo comporta, parliamo certo di tutti gli individui esistenti, ma come dice Antonio Volpe, che qui voglio citare, quello che in realtà noi andiamo cercando è la singolarità, non è l'individuo. Qual è la differenza tra singolarità e l'individuo? Qui interpreto io il pensiero di Antonio, quindi sono parole mie, non sue. Magari, hai un minuto. Sue, ma un minuto, sì. La singolarità è appunto l'irripetibile, la singolarità è ciò che in qualche modo, come dire, vive una sorta di esperienza unica,
che in qualche modo è resa possibile da una società diversa da questa, perché noi viviamo in una società fatta apposta per rendere impossibile l'unicità e l'irripetibilità. Allora il punto è che una vera etica, nel senso appunto di una possibilità vera di un incontro, di un'apertura con l'altro, è qualcosa che deve realizzarsi, cioè deve realizzare in pieno e non più soltanto come aspirazione individuale e soggettiva, ma come ordine sociale anche, quella equità, quella giustizia e quella solidarietà che appunto sono le radici dell'essere dell'uomo. Benissimo, abbiamo finito proprio in tempo. Marco, ti ringrazio e speriamo di vederci presto su questi schermi. Dai, ti ringrazio. Grazie. Per la chiacchierata. Alla prossima, ciao a tutti. Alla prossima, ciao. Ciao.